Vuoi per forza una skin su Fortnite, ma non vuoi spendere i soldi? Clicca il link in descrizione per scoprire come averla gratis. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. E oggi, come avrete letto dal titolo, inaugureremo una nuova serie su Fortnite, visto che già l'ho portata in precedenza su Clash Royale e quindi ho detto perché non portarla anche su Fortnite. E infatti inizieremo la serie del Cosa succede? Sì, e voi in questa serie sarete i veri e propri protagonisti. Infatti dovete darmi qui sotto nei commenti dei miti da sfatare, magari delle curiosità e appunto cosa succede se... e qualcos'altro ovviamente riguardo Fortnite. I commenti migliori e con più mi piace saranno scelti per i prossimi video della serie. Credo che uscirà un video a settimana di questo tipo, però ovviamente voglio il vostro supporto, infatti dovete lasciare un bel pollicione in su e superiamo i 3000 mi piace per questo video, visto che Fortnite me lo state chiedendo davvero in tantissimi. Ma direi di passare subito al dunque, e infatti nel video di oggi sfateremo un mito che mi è stato consigliato da Enzo OfficialTube. Trovate il link del suo canale qui sotto in descrizione. Come avrete letto dal titolo, scopriremo cosa succede se lancio una bomba ballerina su un tramortito, quindi su qualcuno che sta a terra e sta per morire, su un avversario appunto. Come tutti ben sapete, se si lancia questa bomba ballerina su un alleato oppure su un avversario, si distrarrà e inizierà a ballare. Però un tramortito, quindi qualcuno che sta a terra, che è stato atterrato in precedenza e lancio la bomba ballerina, inizierà a ballare? Bella domanda. Abbiamo registrato la clip sempre con l'aiuto di Enzo OfficialTube, però ora voi dovete votare il sondaggio che vi sarà comparso proprio adesso qui in alto e ditemi se inizierà a ballare o se non succederà nulla. Vi do 5 secondi di tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto, intanto lascia anche un bel pollicione in su. E ora direi di passare a vedere la clip. Ok ragazzi, eccoci qui con la clip. Abbiamo pronta la bomba ballerina su un tramortito. La lanciamo la prima volta e non succede niente, a parte che inizio a ballare io, perché è stato registrato dal mio amico. Di nuovo il tramortito prova a fuggire e non succede nulla. Io in realtà pensavo che iniziasse a ballare, tipo si alzasse, iniziava a ballare, poi si abbassava di nuovo e continuava ad essere tramortito. Però non è stato così, ottimo accorgimento da parte di quelli della Epic Game, ovvero gli sviluppatori di Fortnite. Fatemi sapere se secondo voi è buono che se lancia una bomba ballerina comunque non succede nulla, anziché inizia a ballare. Secondo me hanno fatto bene, perché comunque è tramortito, sta a terra e credo che non abbia neanche le forze di ballare. In ogni caso ragazzi, per i prossimi episodi della serie ovviamente porterò anche più miti da sfatare in un solo video. Consigliatemeli qui sotto nei commenti. Vi ricordo che quelli con più mi piace avranno più probabilità di essere scelti. E per non perdervi i prossimi episodi della serie e per non perdervi i prossimi video di Fortnite, mi raccomando, cliccate tutti quanti sul tasto iscriviti in rosso qui sotto e poi cliccate sulla campanellina delle notifiche per ricevere la notifica. E ora io vi lascio ad una battaglia, visto che nel video di oggi faremo un'eccezione perché ovviamente abbiamo solamente un mito da sfatare, in compagnia di Enzo OfficialTube. Ovviamente raga, ve lo dico, sono nabbo eccetera, però dall'ultimo video di Fortnite ho fatto al massimo 4-5 partite, ma proprio in generale non ho giocato alla play, perché il trimestre a scuola sta per concludersi e ho dovuto concludere tutte le interrogazioni e i vari compiti, ma mi manca solamente una materia entro 3 giorni e quindi ho quasi completato tutto e vi prometto che migliorerò anche su Fortnite, perché comincerò a giocarci. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, superiamo i 3000 mi piace. E ora io vi lascio alla battaglia reale. Speriamo ad una vittoria reale, perché ancora devo registrarla. Buona visione. Ok ragazzuoli, oh, ne tengo uno qua proprio quando voglio avviare. Aspetta che mi sta sparando pure. Sto con 34 HP. Allora raga, raga, ci siamo. E già partiamo. Oh, eccolo, Enzo, sto senza niente. Non fate ammazzare. Sto con 34 HP. Sto provando a scappare. Sta qua. Ok, perfetto. Pezzo di... Ah, prendi l'arma.
Prendi l'arma, veloce. Prendi la sua arma. Con un coso qua, con un colpo, però va bene. Vabbè. Prendi qua, sono i colpi. Ok. Tieni qualche colpo. Aspetta, che c'ho paura che ci sia il compagno. Tieni qualche altro colpo, tengo solo 29 punti. Voglio pigliare un attimo la pozione. Non c'ho manco l'arma io. Ok. La prendete anche questa. Pigliatelo tu lo scudo. Vabbè. Tieni quella pozione là. Allora, raga, comunque, ora che siamo in un momento un pochettino più safe, siamo in compagnia di Enzo Official Tube, che già ho nominato nella parte principale del video. Esatto. Saluto. Ciao, raga. vabbè, devo dirglielo io, è un ragazzo timido. Comunque, un ragazzo molto timido. Proviamo a fare... Aspetta. Eccolo. Vai, dai, sali tu. Vai. Ok, va. Vabbè, in effetti è un po' buggata sta zona. Comunque, raga, come vi ho detto prima, nei commenti... io me ne piglio un altro di sto fucile qua. Nei commenti consigliatemi altri miti da sfatare. In ogni caso, io c'ho una pozzetta di qua. Vendita. Se vieni, magari te la lascio. Ce l'hai le bende, così ti fai le bende, le no. Ok. L'ho preso, lo scudo, l'ho preso. Prenditi questi qua, sono i coppi del cecchino. Vabbè, non ce l'hai, quindi scialla. Fucile da caccia. Il nuovo fucile che hanno aggiunto. Però è buono. Se ti piace, prendilo, a me non lo provi. No, vabbè. Vabbè, me lo metto al posto della pistoletta, dai. Con un solo colpo. Questi qua va a colpi medi, come va questo? I colpi del cecchino. Ah, ok. Stiamo lottando tutto, ma niente di che, la zona. Ma questa zona è abbastanza povera, diciamo. Io non so il compagno però di quello che abbiamo ucciso a inizio game dove sia. Non lo so manco io. Oh. Enzo, sto messo male. Sto messo male a livello di scudo. Mi piglio la pozzetta. Io non credo che mi posso muovere. Dove stanno? Ti ricordi da dove ti ha sparato? Da qua mi sembra. Ma non ci ho fatto caso. No, dai. Vieni qua. Come mi ha fatto? Mi ha fatto un one shot, Devo riscaldarmi un po' perché... A parte che io non ci gioco, però... A parte che è la prima del giorno, a me... La prima del mese, diciamo. E devo riprendere un po' un po' la mano. Come potete vedere, sto ancora a livello 3 per farvi capire. Perché da quando è iniziata la nuova season ho fatto... Sì o no, 5 partite. Buono, ottimo. sento rumori di spari. Mi hanno sparato a me, però non capisco da dove. Ok, stanno cambiando il cespuglio, non venire, ecco. Non posso salire, io già sono salito qua. Ok. Sali per sopra, vedi stanno nei cespugli questi qua. Dobbiamo andare in safe, Enzo. Aspetta, mi stanno pushando entrambi, aspetta. Aspetta, ma vengo. Ok, uno l'ho tirato tantissimo. Uno a terra. Eliminato, però ne ho uno dietro. Uno l'ho eliminato, sto a terra, sta qua, Enzo. Buttati. Mi ha ucciso. Volevo da fare dietro. Nulla. Copriti. Vabbè, ormai. Rascia. È morto. Ah, è morto. Ah, sta a terra. No, perché non è comparsa la scritta, capito? Comunque ce ne sta un altro sopra. Vado al compagno, come lo venire? Appena ho killato a quello,
subito da dietro mi hanno ucciso. Perché non sono ancora... Ottimo. Non sono abbastanza bella, pratico con le costruzioni. Oh, pompa viola, guarda pompa che, viola. Guarda che c'è tutto questo, c'è. Pompa viola. Cecchino. Dai, aspetta. Faccio un attimo... Guarda la safe. Sei lontanissimo. No, non muoio. Non muoio, fortunatamente. C'è qualche pozione, qualcosa? Medici solo. Aia. Sono io, altri del team. Oddio. Oh, buono, buono. Piedi pure la trappola. È ovvio. Due addirittura. Ottimo. Vai, entra il tuo. No, per quanto. Ti ha visto, ti ha visto. Oddio. Questo rompe così un forte. Ma purtroppo l'ho sfiorato, hai visto? L'hai dato fastidio, e mo ce l'ha con te. Aspetta, alza la testolina. Vai, pure se non lo headshotti, almeno lo colpisci. Qui, qui, qui. Oh, state in 4, No, guarda la safe. Wow, oh, la safe sta proprio contro di te, 10 secondi prima che parte, secondo me. No, non posso, devo andare a passo. Perché non c'è scudo né niente, Vabbè, ma questo è con lente. Ah, ok. Vai, va. Vorrei andare a passo loro. Ah, bravo, bravo. Vai, Enzo, vai. No, perché vabbè, c'era pure il compagno. Tanto mi faceva l'altro. Faceva l'altro con lanciare. Sì. Guarda questo, 1 HP. Oddio. No, io sto guardando a quest'altro. Non mi è comparsa sta visuale. Comunque ragazzuoli, questo video si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, superiamo i 3000 o i 4000 mi piace per un prossimo video del cosa succede se su Fortnite. Io ringrazio Enzo Official Tube, passate dal suo canale qui sotto in descrizione, raga, perché fa live serali e anche notturne, tipo 3 di mattina, 4 di mattina. Quindi per i notturni lui fa il caso vostro. Ovviamente non mancheranno anche le live pomeridiane. Come potete vedere, se la cava abbastanza bene, perché in team siamo arrivati al terzo posto, anche se io sono morto subito, però una killetta l'ho fatta. Un saluto a tutti quanti, e qui da Kazuo-san e da Enzo è tutto, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!